sveglie dal torpore, e anche per Ferroni il lavoro passa dalla forma alla sostanza. In contropiede però l'Atalanta potrebbe raddoppiare, ma non ci riesce. E allora protagonista diventa Davide Fontolani, che si dice prossimo interista, oggi soltanto nervosetto, dopo il testa a testa con Contratto e con una sequenza se non storica, perlomeno curiosa e originale. Ruotolo, che gioca nel Genoa alla sua squadra, lo provoca e lui reagisce alzando piede e mano e l'arbitro lo espelle. Con Fontolani che cosa è successo? Ma niente di particolare, un po' di nervosismo da parte mia e da parte sua. Ci abbiamo risolto tutto. Ecco, avete visto, immagino, abbastanza eloquenti e soprattutto alla rabbia di Ragno, un giocatore tranquillo, composto, maturato, soprattutto nei confronti di Ruotolo, che vedete l'aveva fatta grossa.